Ciao ragazze, allora, ultimo video della giornata perché è il terzo che registro, però diciamo che è il secondo che vi caricherò. Questo è il video sul look che io utilizzerò durante il giorno di Natale e spero che vi piaccia. Rieccomi tornata al telefono. Allora, vi stavo dicendo, questo è il look che io, diciamo, preferisco quest'anno indossare per Natale, quindi per il 25, per la giornata del 25, perché credo che sia un look adatto a tutto il giorno, cioè un look che si possa portare dalla mattina fino alla sera. Verte sul blu, come potete benissimo vedere, e le labbra invece sono nude, però molto molto luminose. Sulle labbra vi dico subito che ho utilizzato due prodotti, uno di Essence e uno di Kiko, che sono molto molto brillanti e molto sbrilluccicosi, però se volete un effetto sempre sbrilluccicoso ma più duraturo nell'arco della giornata, vi consiglio la tinta di Kiko. Questa è la numero 03 ed è sempre di questo colore dorato glitteratissimo. Io ho utilizzato le altre due per questo make-up perché l'effetto è più luminoso e con la luce artificiale soprattutto risalta molto di più. Non credo che utilizzerò la tinta. Però mai dire mai. Diciamo che l'effetto è molto molto bello perché a parte che rende le labbra ancora più grandi, più voluminose, in più ha questi sbrilluccichi dorati che con il mio tipo di carnagione stanno benissimo. Come prodotti, come ombretti, questa volta ho utilizzato sempre della linea 24 ore metal, tre ombretti, ovvero ho utilizzato il numero 06 che è quello blu, il numero 01 che è quello nero e il numero 05 che è quello argento. Ho utilizzato questi tre colori e niente, io spero che il look vi interessi e seguite il tutorial. Come prima cosa applico sempre la base di Kiko. Adesso vado ad applicare il numero 05 della linea, della linea metal di Deborah, che è questo argento, e lo vado ad applicare con il suo pennellino nella prima parte dell'occhio. Nella seconda parte dell'occhio vado ad applicare il numero 06, che è questo blu effetto acqua fantastico, che è il primo che ho comprato di questa linea, e sempre con il suo pennellino lo applico invece nella seconda parte dell'occhio. È un bellissimo blu. Mi piace tantissimo. E cerco di sfumarlo un po' con l'argento in maniera tale che non ci sia uno stacco netto. Adesso vado a prendere invece il numero 01,
che è il nero, e lo vado a prendere con un pennellino da sfumatura. Io utilizzo questo, ne prendo un po' e vado ad intensificare la parte finale del blu di prima, portando il colore sulla piega. Falla finita! E visto che in questo modo si perde un po' il blu, vado a riprendere il blu e sempre con il pennellino questo da sfumatura vado ad applicarlo sopra il nero. In questo modo il blu si è intensificato, è diventato più scuro. E porto il colore all'inizio praticamente della piega. Adesso con il colore blu e con il pennellino in dotazione, di punta vado a fare la parte finale dell'occhio e la parte iniziale invece la vado a fare con l'argento. Come illuminante sotto l'arcata sopraccigliare vado ad applicare questo ombretto di MAC che è sempre brûlé ed è un satin. E sfumo leggermente il colore questo con il blu in maniera tale che si venga un po' smorzata la linea. Ok, adesso matita blu, io utilizzo questa che è della linea Glamorous di Kiko ed è la numero 407, è un bellissimo blu elettrico e vado praticamente a fare una linea sopra la palpebra e a contornare, a sporcare diciamo la parte sotto tra le ciglia. Poi con l'ombretto blu vado praticamente a prenderne un po' di punta e lo vado ad applicare sopra la linea della matita in maniera tale che si sfuma e allo stesso tempo si riempie di glitter. Potete avere esattamente lo stesso effetto applicando un eyeliner glitterato blu. Adesso applico il mascara e come al solito applico il Pupavamp. Correttore per eliminare ed illuminare. Ed ecco qua, il look degli occhi è terminato. Vado a fare le sopracciglia. Per le sopracciglia io utilizzo
il kit di H&M, che è questo qui, che ho comprato tantissimo tempo fa e non ho mai usato, ultimamente lo sto usando. Niente ragazzi, questo è il look degli occhi, come vedete è un look sbrilluccicante anche questo, e sui toni del blu, che penso che sia un colore innovativo per le feste di Natale, anche se c'è sempre stato, però comunque è un colore natalizio. Adesso passiamo al viso. Sul viso ho applicato la mia BB cream ed è questa di Garnier, ultimamente la sto usando tantissimo. E anche in questo caso vado a fare un leggero contouring con la terra di Deborah. Vado poi a mettere un po' di illuminante. Vado poi a mettere un blush illuminante e utilizzo questo qui, che è della palette dei blushissimi di Neve Cosmetics ed è Starfish. Questo qui, che vedete ha delle pagliuzze illuminanti. Vira sul corallo, e come vedete è molto molto luminoso. Adesso passiamo alle labbra. Sulle labbra vado ad applicare un rossetto di Essence, che è questo qui, questo nude con molti glitter, che è Sparkling Angel, che è il numero 03. E per dare un ulteriore punto di glitter vado ad applicare un gloss di Kiko, che è questo gloss qui ed è il numero 113. Lo applico al centro. Ecco qua, e le labbra sono fatte. Grazie, questo è l'ultimo look. Io spero che vi piaccia, spero che sia di vostro gradimento e ci vediamo al prossimo video. Buone feste!